sale sono ancora le stesse, ma l'ordinamento dei libri, la cura, eccetera, è quella degli anni 30, degli anni immediatamente, poi sono gli anni del massimo fulgore di questa biblioteca. L'istituto e la biblioteca erano in sostanza la stessa cosa, sia si identificavano completamente, sia nella sede, sia nel patrimonio, sia nella conduzione. La biblioteca si accrebbe di patrimonio librario molto, molto rapidamente, con acquisti resi possibili da una buona dotazione ministeriale, con anche donazioni, insomma, con grandi fondi. È stato per esempio il fondo Lanciani, ricco di 15.000 disegni del Settecento, 3.000 tavole topografiche, migliaia di lastre, fondo con rete di Villar, con migliaia di lastre fotografiche, ora in deposito all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che le sta restaurando, mettendo online, rendendole disponibili per il pubblico, anche per i fondi dell'Istituto tuttora, diciamo, tuttora custoditi dalla biblioteca, che si è di fatto separata, dall'istituto in anni recenti per motivi amministrativi. La biblioteca però mantiene in uso i fondi librari e il patrimonio diciamo, archivistico e artistico dell'istituto, che li ha lasciati alla biblioteca per la pubblica fruizione. Diciamo. Vi sono poi fondi molto particolari fondo musicale Pagliara, il fondo teatrale Butè, insomma è veramente di una ricchezza straordinaria. È ancora una biblioteca di grande importanza per la conservazione di questa documentazione, per la consultazione di un patrimonio librario, diciamo, antico, di vecchia formazione, non è più all'altezza dei tempi, naturalmente, come le altre grandi biblioteche, per esempio Roma, come l'Istituto Archeologico Germanico, l'americano, la britannica, per l'acquisto dei libri, perché non vi è più disponibilità e quindi sta rapidamente declinando nella sua funzione di centrale di studi, però insomma, mantiene ancora questo ruolo di conservazione e anche di consultazione.